Benvenuti, eccoci qui su Cryofear. Io sono Arax di Cormaris e benvenuti in questo nuovo disastro di psiche problematiche varie. Ho recuperato l'altro fusibile e ora ce lo piazziamo con tutto noi stessi. Ok, qui si apre la bella galleria e noi possiamo entrare nel treno e boh. Ok, si fa da solo, perfetto. Il manganello lo lasciamo lì, tanto abbiamo il martello. Lento ma estremamente efficace. Quindi, si torna a casa, ragazzi. Oh, lo spero almeno. Anche perché siamo arrivati al capitolo 5. È inizio del capitolo 5, ragazzi. Il capitolo 4 comunque è stato lunghissimo, forse un po' eccessivamente lungo, eh. Back to the train. Sitting here like a fool. Tornati al treno, seduto qui come uno scemo. Just a few seconds ago I was traveling here. Think straight. Non riesco a tradurvelo in tempo reale. Woke up and these things have been trying to kill me since. I mean, what is actually happening with me? Mom keeps telling me to get home, but why? How would that solve any of the crazy shit I've seen? I can't even contact the police here. Everything is just fucked. Could it be that I'm just hallucinating? Sì, sono un cazzo di allucinazione. Sì, 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 sì. Pazzo, sì. No, no, sei allucinato, punto, fine. I keep thinking back at that doctor guy. Well, he is crazy, all right. But could he have done something to me? Seeing as he wears a gas mask. Or is all this just not real? Esattamente, non è reale, punto. I'm just very confused. Perché hai delle allucinazioni, Cristo? No, questa che cos'è, citazione filosofica. No, che palle. Che palle. Ah, invece devo andare proprio di qua. Dicevo, cazzo, mi sembra che devo andare in un'altra zona. Invece no. Proprio di qui. Che bello, tutto aperto, eh. Allo. Oddio, fate veramente pena come mostri. Però fate un bel po' di danni, c'è da dire. Non so, forse ho giocato un po' troppo oggi, non sento più la paura. Ora apro la porta. Boom! Inizio a urlare come una scimmia. Ok, magari questi colpi potevo risparmiarli, eh. Magari ricarichiamo. Magari evitiamo di morire in maniera così stupida. Grazie. Forse potevo evitare di fare troppo lo sborone, onestamente. Ho fatto un po' fin troppo lo sborone, c'è da dire. C'è da dire. Rieccoci qui, signori. Allora. E dai. Eccoci. Dio, che palle. Dio, che palle. Perché mi hai fatto così? Perché? Diciamo che non me l'aspettavo che ne uscivano due, lo ammetto con totale sincerità, va bene? Non me l'aspettavo. Ok, dove uscirete ora? Mie simpatiche puttanelle. Ah, ok, questo vagone è fatto. Perfetto, possiamo andare al prossimo. Ok. Qui ci giocheranno qualche brutto scherzo. Dimmi che sei mio. Oh. Oh, andiamo. No, credo che comunque qui ci serve la pistola. Decisamente.
Magari raccogliamo anche il nostro piccolo munizioni. Però assolutamente ci serve la pistola. Ah, tutto tranquillo, perfetto. Io pensavo chissà che cosa, porco Giuda. Ah, un po' troppo spazio, non trovate vicino a quella porta? Decisamente un po' troppo spazio. Ecco. Tu te ne sei andato per la serie, vaffanculo, che cazzo me lo fa fare? Aspetta che ricarico, tranquillo ragazzo. Tanto credo che quest'arma la abbandoneremo a breve. Perfetto. Pulito. Semplice. Manco per il cazzo. Manco per il semplice, pulito e semplice. Ok, passiamo al prossimo. Ma poi perché cazzo stiamo liberando tutto il treno? Non potevamo barricarci semplicemente nell'ultimo vagone. E quell'aborto che cazzo è? Ma è un piede. Perché cazzo c'è un piede? Ora se mi permetti qualche volta fammi usare. Wow. No. No, 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 no. Idea palesemente di merda. Ora dovrò fare dall'inizio del treno. Che palle! Che palle! Da mezzanotte, sì. Mezzanotte e 56, dall'inizio praticamente. Ok, signori, fate vedere se sta registrando bene. Siamo arrivati più o meno dove eravamo. Molto meno che più. Allo? Un piede. Del resto chi è che non lo vorrebbe? Seriamente. Seriamente. Io voglio iniziare a bestemmiare. Se non ce la faccio ora io bestemmio. Ok. Ok. Perfetto. Sistemati. C'è una bella ricarica. Qualcun altro? Sì. Seriamente devo prendere il tuo piede? Ma che cazzo di gioco psichedelico strano è, porco giù? Io però non voglio lasciare nulla. Posso droppare il telefono? No, porco Giuda, no. Lascio il coso e lo vengo a riprendere a breve. Ah, lo devo rimettere là sopra. Porco Giuda. Porco Giuda. Lo devo andare a rimettere sulla valigetta con scritto I want back my feet. Chiaramente, beh, è logico. Simon non si fa domande. Simon solo quando sta fermo seduto comincia a farsi qualche domanda, che forse soffre di allucinazioni. Mica quando spara tre cose e prende un porco Giuda di piede e lo porta indietro. No, no. Quello è normalissimo, chiaramente. Quello è chiaramente la normalità. Oh, porco Giuda. Magari lo facciamo un attimo in corsa. Se troviamo zombie, robe, proviamo un attimo a evitarli. Ok, sembra che stia andando tutto liscio. Ma sono stronzo e non lo dovevo dire. Perché magari ora il mondo. Ora letteralmente il mondo. Ok. Siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Wow. Fammi fare un salvataggio. Ah, è qui, tranquillamente. Tanto chi se ne frega, gli episodi stanno registrando. Nemmeno sto vedendo se l'audio è a posto e tutto il resto. Va bene così. Secondo te cosa vuoi che faccia? Che metti piede? Ah. Boss. Grazie a Dio che ho salvato. Però cazzo, io volevo il martello. La Madonna, ma che cazzo di treno hai preso, Simon?
Un treno a precipizio. Shit. My bag. Che significa la tua sacca? Ah, tra l'altro siamo direttamente al 6. No! No, 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 tu stai male. Chiaramente tu stai male, non lo sai ancora, ma stai tanto male. Che cazzo significa la mia sacca? Cosa Cristo significa? Ok, devo fare parkour. A quanto pare sì. No, no, seriamente, che cazzo devo fare? No, comunque dimmi che... facciamo di tutto per... cioè, avevo fucili. Ma non sapete che vi dico, a sto punto, carico, mi faccio una bella dose di morfina e me ne vado, perché affanculo, cioè. Rieccomi. Mi sono fatto solo un'iniezione di morfina, non che potessi fare molto altro, detto sinceramente. Però io ora che cazzo devo fare, mi scusi? Cioè, qual è il mio scopo? Ah, beh, posso andare di lì, giustamente. Magari evitando di sfracellarmi per terra, però posso fare tipo... oh. Dai. Sarai stronzo però, eh? Cioè, suppongo che io debba andare di qui, no? Allora, porco Giuda, facciamo sempre quel centimetro di troppo. Ottimo. E ora? Cioè, sono dall'altra parte della sbarra, puoi uscire, no? No, eh? E che cazzo ne so? Puoi aggrappare... cioè, dai Simon Cristo, che sei drogato, allucinato e tutto, ma puoi arrampicarti tranquillamente. E io mo che faccio, mi scusi? Pronto. Qual è il mio... devo andare qui? No. Passare dalla finestra. Tanto meno. Che cazzo faccio? Però, porco Giuda. Ma se io provo... no. No, 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 non ce la fai in nessuna maniera. Ok. Ma porco Giuda. Credo che io debba salire per di là. Però... ah, ecco. Beh, cazzo, avvisami. Che sta succedendo? Oh, porca troia, no, no, no. Io ci rimango qua. Cioè, è inutile farsi troppe domande. Io ci rimango. Ok, ora dove? Dai. Dai che ci sei. Dove cazzo vado? Dove Cristo vado? Io vado di qui. E poi? Ah, devo andare... porco giù. Sì, dai. Guardate se non bestemmio. Simon, porco Giuda, ho visto handicappati che c'è. Ok che sei handicappato. Forse questa è tipo una specie di metafora per dire: guarda la vita dei disabili quanto è difficile. Ogni volta che prendono un treno, il treno cade. E loro devono correre. Ok. Io mi rifiuto, veramente. Cioè, se Simon veramente era in una situazione simile, credo che sarebbe già morto da un pezzo. Ah, lui non può correre proprio. Bene, io da qui da dove cazzo mi muovo? Ah, devo saltare sempre tenendo... ma che senso ha saltare abbassandomi? Tuc, addio. Ha fatto proprio... va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Diciamo che ci siamo, diciamo. No, manco per il cazzo non ci siamo per una minchia proprio. Però fatemi illudere che ci siamo. Cioè io non so per quale esatto e distopico motivo,
Dovrei... Mi devo attaccare alle pareti. Ok. E praticamente... saltargli addosso. Cioè, vedete qui, devo fare così. Ok, ho visto. Ok. Qui. Qui. Poi dove? Dove vado di qui? Ah, qui. Sì, ok. Fammi ritornare a me. Porco, giù da dove era la porta? Vedi che sei stronzo, mi fai perdere la cognizione. Ho perso la porta su cui mi dovevo aggrappare. Vedi, mi hai fatto perdere tutto. Sì, ciao. Ciao. Addio. Adios amigos. Questa è la merda, perché non si capisce un cazzo quando ci sono. Già non è facilissimo capire di suo. Non è facile di suo già capire dove cazzo stai andando a parare. Se più tu ci metti queste scene, diventa un casino, amico mio. Poi tu mi fai fare tutte queste robe che io onestamente nei videogiochi odio. Cioè, quando mi metti robe a tempo, le robe a tempo le odio. Io sono una persona che deve riflettere con tranquillità, calma, una buona dose di bestemmie. Perché no? Perché no? Ok. Ok, ho detto. Vedi che sei nato stronzo, porco Giuda. No. Ho detto no, porco Giuda, non mi devi fare queste robe. Ok. Ok. No, sotto. Ora voi vi dovete attaccare e teoricamente premere. Teoricamente, ma siccome il gioco è una puttana, non capite mai bene dove vi aggrappate. L'unica cosa sicura è che una cosa dove non vi aggrapperete non vi mancherà mai, quello è il cazzo. Dove vado? Di qui. Dai cazzo che ci sei, dai cazzo Simon che ci sei. Io credo in te. Ce la possiamo fare. Simon. Sei di fronte all'uscita, Simon. Ce la puoi fare, Simon. Ho sbagliato cosa? Dai, Simon! Simon! Uff! Dio! Dio! Ora mi faccio di morfina solo per divertimento, guarda. E ora? Oh, cazzo, siamo tornati indietro nel tempo, ci sono le torri gemelle. A parte le cazzate. Ah, cioè, trova... Voi nemmeno trova la via, trova la tua via per uscire dalla foresta. Che cazzo è? Una roba sentimentale, amico mio? Quasi quasi mi viene voglia di tornare indietro, detto tra me e te. Non lo posso aprire, che strano, non ha lucchetti. Credo che sì. Devo probabilmente prendere una di queste lanterne. Ah, non ne posso prendere due. Bene. Quindi noi avevamo AK, vita, morte, miracoli. E ora ci troviamo con un ramo e una lanterna. È giusto. È giusto. Dimmi che il gioco è una puttana senza dirmi che il gioco è una puttana, fondamentalmente, credo. Ok, qui non si può aprire manco qua. Auto unlock secret weapon. Minchia. Dov'è? Che merda. Non ce l'ho. Però io vorrei trovare una roba per...
Salvare, sai com'è? Vorrei salvare. Non chiedo molto. Non chiedo per un cazzo molto, credo. Qui non c'è veramente un cazzo. Però ho sbloccato quella pagina che non so dove cazzo me l'ha messa. Ripped Magazine, Personal Note. No. My Life l'abbiamo trovato. 4, Hidden Note 2. No. Comunque questa mazza però messa così non mi fa vedere un cazzo, eh. Non lo posso prendere due, eh. Io fondamentalmente dove cazzo vado? Devo trovare la via per uscire dalla foresta. Forse una parola. Poi questa fa molta meno luce, onestamente. Che poi sembra tutto, ma in realtà è un sentiero dritto. Sto parlando di meno perché mi viene da piangere, perché so quello che mi troverò di fronte. Lo so. Siamo in una foresta. Ogni foresta che si rispetti ha un taglialegna. Ah, proprio così. Bene. Forse. Ti prego, un registratore, uno. Uno. Oddio, come ti odio. Come ti odio, puttana troia, come ti odio. Ma io sono anarchico, me ne vado verso altre idee, è tutto murato. Hai solo l'illusione di poter scegliere, in realtà è tutto murato e dritto. Poi dico, Simon, no. Ci sono i mostri che ti danno la caccia. È ok. Non ti sembra un po' un'idea di merda seguire le lanterne? Cioè, io spegnerei la mia e proverei a seguire quelle in silenzio, facendo tipo un passetto ogni ora, onde evitare personaggi scomodi, perché, cioè, diciamocelo sinceramente, se il mondo ti cerca, forse il metodo... Sarei pure stronzo, ma pure bagnato. Diciamo, se il mondo ti cerca, andarsene in giro in una foresta buia... Perché scivoli come su una saponetta di burro? È una roccia squadrata fatta male, non è una saponetta di burro nero. Allora, ecco qua. Perfetto. Allora, Simon, ti vorrei dire che ti voglio bene. Ma sarebbe una bugia. Sarebbe una palesissima bugia, perché porca puttana, come comincia a sentirsi che sei sulla sedia a rotelle, eh? Mio piccolo handicappato. Oh, ecco ora. Puoi evitare di cadere come un pollo, porco Giuda, come un Cristo di pollo. Porca puttana, sembrava aperto. Dicevo, cazzo, ho perso tutto questo tempo ed era aperto. Metteva a bestemmiare, era semplice, non è che facevo altro. Ah, un'altra porta, perfetto. Bene. Prima che contro i taglialegna, mi dai un Cristo di salvataggio, figlio di puttana, porco Giuda. Quanto ti odio, quanto. Perché la musica è finita? Perché la musica è finita? Puttana tua madre. Ma anche poi perché cazzo ti addentri nella foresta? Io mi sarei ritornato in città, porco Giuda. Sembra palesemente un'idea di merda quella che sta succedendo. No, qui siamo al bordo. Di qui? Allora? Pronto? Dio santo! Ecco lì l'altro. Speriamo che non stiamo girando in tondo. Mi spiace, non riesco a capire il vostro linguaggio barbaro. E mo? Boh, vado dritto fino a quando non incontro un muro. Forse è la direzione sbagliata.
palesemente la direzione sbagliata. Da quella parte, ma che cazzo, non mi metti nemmeno un'indicazione, come faccio a capirlo io? No, mi scusi. Se tu mi porti qui, vuoi che vada di qui? Suppongo. E c'è un muro. Qui c'è un muro invisibile. Quindi, mio piccolo figlio di puttana, dove mi stai portando? Tipo jump scherone tra 3, 2, 1, po'. Ok. Mi sono perso. Perfetto. Puttana Eva. Sì, ma che tu mi dici qui, non c'è una porta, una roba in cui entrare, che cazzo mi significa? Cioè, mi perdoni, però non che ci capisca molto così. Cazzo, devi ripercorriamo cosa al contrario. È un'idea? La lanterna almeno la posso spegnere per vedere meglio magari dove cazzo stiamo andando a parare. Ma sì, scusami. Cioè io vado dritto di qui, ok? Perso nella foresta. Non so dove andare. Sto andando a caso. Seguo le pareti. Le pareti mi portano qui. Ora! O io imparo a bestemmiare o tu mi dai una via. Fondamentalmente. Qui dietro? No. Andando dritto per così? Sì! Ma che cazzo ne sapevo io, mi scusi. Oh, grazie. Grazie, grazie. Ti ringrazio. Se esiste un dio, ora so che esiste. Diciamo, se c'è un dio, ora so che esiste. Ma signori, fatto ciò, persi questa foresta di merda, sono costretto a mettervi che te petiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.